Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con Milo Bacchini. Partita combattuta, sofferta, però siete riusciti comunque a vincerla. Un commento. Diciamo che non le includerei tra le migliori partite dell'anno. Abbiamo sicuramente concesso un po' troppo in difesa, soprattutto i primi due quarti. In attacco purtroppo abbiamo affrontato una zona molto chiusa e purtroppo in partite come questa, se il tiro da fuori non è continuo, si rischia un po', comunque ci si perde un po' ad attaccare una zona del genere. Diciamo sicuramente che noi ci siamo messi anche d'impegno ad attaccarla non come ci siamo allenati e come ci siamo preparati soprattutto. Tanti punti concessi, pochi punti relativamente nostri, o comunque arrivati nella seconda metà di gara, in cui forse ci siamo ripresi un pochettino, abbiamo ripreso un po' il filo del gioco, che è il nostro gioco alla fine. Quindi. Ecco Miro, sotto canestro, sbagliati tanti tiri da due punti, però comunque non avete concesso niente a un Vukovic dall'altra parte dell'Angiulli che comunque vi ha dato filo da torcere. Sì, diciamo che i primi due quarti Vukovic ha sicuramente fatto una partita straordinaria, cioè penso che abbia sbagliato due o tre conclusioni su una ventina effettuate. Ha sicuramente fatto i primi due quarti giocando molto forte, poi abbiamo comunque preso le misure, ci siamo adattati in difesa, abbiamo iniziato a cambiare sui blocchi, sui suoi pick and pop, in cui comunque lui blocca per girarsi e poi alla fine tirare. Ci siamo un po' adeguati e gli abbiamo preso appunto le misure, siamo riusciti a limitarlo leggermente nella seconda parte di gara. Ecco Miro, prossimo impegno con il Vieste, soprattutto ricordiamo che il Vieste è privo di Ivano Silvestri che pare da notizie stia rescindendo il contratto con la squadra viestana. Come l'affronterete questo impegno? Beh, sicuramente è una partita molto difficile, giocata soprattutto su un campo che da quello che mi è parso di sentire o di capire essere abbastanza caldo, perché comunque a Vieste si riempie molto il palazzetto. Vieste penso che sia una squadra molto, molto interessante, molto buona, comunque può vantare due o tre giocatori sicuramente l'esperienza di un'altra categoria, tra cui sicuramente Ivano, cioè di cui sicuramente Ivano ne faceva parte, purtroppo per lui, per fortuna per noi non ci sarà. Affronteremo comunque la gara partendo col presupposto che giocheremo comunque contro una squadra molto forte e molto ben attrezzata come noi appunto per provare a fare il salto. Grazie mille. Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con Goran Vukovic, guardia dell'Angiulli Bari. Ecco Goran, non è andata bene la partita, avete combattuto punto su punto, ma alla fine forse c'è stato un po' un calo di concentrazione. Abbiamo comunque trovato una, secondo me, squadra più forte di questo campionato, con una panchina molto più lunga di nostra e questo ha pagato, nostra corta panchina, e alla fine non è riuscito a dare quello che ha dato panchina di Cerignola alla fine. Voi siete andati meglio da tre, soprattutto c'è stato un momento della partita nel terzo quarto che hai messo tre triple consecutive da tre, lì sentivate forse che la partita era su un binario giusto? Sì, ci sono le giornate quando vedete che entra tutto e dovete forzare magari e prendere più responsabilità, soprattutto io che sono diciamo più grande in questa squadra giovane. Ho visto che devo prendere in mano squadra, ho provato, alla fine non siamo andati a vincere. Vabbè, comunque abbiamo fatto una bella partita, penso che il pubblico sia divertito. Ecco, il prossimo impegno è con il Rutigliano, matricola, diciamo Cenerentola, un po' della categoria, squadra forse la più giovane che c'è nella cosa, come vi preparerete? Sì che è più giovane, ma quando giocano in casa sono pericolosi perché non hanno da perdere niente, combattono fino alla fine, sarà una partita dura se non entriamo con piede giusto. Grazie.